YoviX76 mi scrive: il discorso di Biglino regge. Tu non vuoi capire ciò che dice Biglino, si può inglobare in un livello più elevato. Hai mai letto i libri o visto una conferenza del professor Vittorio Marchi? Tutto è energia, frequenza, vibrazione. Insomma, tu non vuoi capire che tutto questo che ti sta dicendo costui è inserito in una verità ancora più fondamentale. Tutto è quantità. E io sono a livello di un discorso poggiato sulla logica del dialogo possibile, tanto che se lui, il Vittorio, qua come si chiama, il Vittorio Marchi, ha fatto le sue conferenze, io ho fatto le mie opere anche io. Negli anni dal 72 al 78 io ho inventato, gestito, realizzato e promosso un programma di innovazione tecnologica sul linguaggio dei calcolatori, perché allora non dialogavano tra di loro e io ho studiato il modo di farli dialogare. Ho affrontato il problema del dialogo, dell'intelligenza artificiale. Essa procede per numeri e quando la fisica arriva all'aspetto quantistico e rivela che tutto esiste in numeri, esiste in un modo tale che quando il numero 1 si muove di 9 nel ciclo 10, questo 9 appare energia di moto. Dunque, cos'è l'energia di moto che io dovrei apprendere dal Vittorio Marchi? Qualcosa che è insita nell'aspetto quantistico, che assume il movimento nel tempo, perché una è la presenza, 9 è lo spostamento, visto che il ciclo è 10. Tutto si rifà all'aspetto quantistico, all'aspetto dei numeri, delle quantità, che non sono valori astratti, sono valori concreti che si riferiscono al fondamento di ogni possibile cosa. Allora, caro amico, se tu hai una informazione che ha bisogno di avere elementi di riferimento, io no. Io ho dei riferimenti tali che mi hanno consentito di fare una fisica nuova, la fisica modea, che ha i suoi criteri, le sue leggi e che nel tempo sarà usata proprio a correggere tutti gli errori che esistono oggi nei fisici, per i quali oggi non esiste ancora unificazione nella fisica, mentre nella fisica modea tutto è perfettamente unificato. Quindi io sono più avanzato di questi esempi che mi proponi, ma tu non lo sai, e sentendo parlare me che oso giudicare con ragione i ragionamenti faziosi di chi si traveste da pecora dicendo che il suo ragionamento è limitato a uno studio, non insegue verità, non cerca di ottenere chissà che cosa, e poi all'atto pratico, bang, spara sta cosa: la Bibbia non è opera sacra. Allora, questi è un lupo travestito da agnello che, fingendosi modesto, alla fine è il più presuntuoso e invadente che esista, perché colpisce milioni di persone per quel loro decretare la sacralità della Bibbia. L'aspetto sacro si conferisce a qualcosa, non è qualcosa che sta in sé. Tutto il divino è opera della mente umana che lo vede, lo sente, lo immagina, perché Dio, come
spiegò abbastanza bene un filosofo, Socrate, è il risultato delle aspettative umane, le quali persone, trovandosi nel limite, vagheggiano l'esistenza di un ente senza limiti che risolva la loro aspettativa. Quindi Dio è una attesa, non è una roba in sé, è un'aspettativa. E poi quella cosa uguale contraria che crea noi con questa aspettativa, perché Dio è un ente assolutamente giusto che, se ti crea come creatura, a sua volta ha il desiderio di lasciarti libero di ricreare in te il tuo senso religioso. Dunque, il sacro è opera che è decretata da ogni vivente e non da Biglino, che Biglino, sulla base della sua ricerca limitata, che la descrive limitata, poi ha questa sfrontatezza di imporre questa verità: la Bibbia non è un testo sacro, io mi ribello. Se tu non ti ribelli, sono fatti tuoi. Io mi ribello in nome e per conto dei milioni di persone che sono violentati da questa affermazione, che è semplicemente pazzesca, quando sulla base di piccole cose se ne vogliono risolvere generali e grandi che non competono mai nemmeno una persona sola, perché sono milioni di persone che decretano la sacralità della Bibbia.